Via della Seta, Ulaanbaatar, Pechino e fino all'oceano, parte 1, Chuck. Abbiamo finito il setup della nostra Westlander locomotive. Andiamo a vedere alcuni dettagli e da ultimo vedremo il peso. Sella Brooks, lo sapete, ci sono affezionati. Da questa parte abbiamo cambio, è uno SRAM 2x11, una borsa al telaio, gas tank, una borsa, una frame bag a metà, in modo da lasciare la possibilità di montare altre portaborracce. In questo caso noi abbiamo tre borracce al telaio, una da 750, una da 500, la terza borraccia in realtà è il portatrezzi di emergenza nel caso di problemi durante il viaggio. La borsa per la macchina fotografica, due borse al manubrio per gli obiettivi, un altro borsone al manubrio attaccato alle appendici, vari eventuali. GPS, telecamera è attaccata alle appendici, è una Sony 4K X3000, interessante perché questa macchina ha una stabilizzazione ottica, come avesse un piccolo gimbal all'interno, produce immagini estremamente stabili. Forcella in carbonio, tenda vincolata agli Anything Cage, da questa parte sacco notte, anche lui vincolato agli Anything Cage. Portapacchi in titanio con una piccola elaborazione grazie all'applicazione di due portaborracce, una destra e una sinistra, per il modello King Size, quindi possono portare bottiglie da 1,5 litri. Il totale dell'acqua che noi potremmo trasportare è 6 litri, considerando la camel bag che porterò sicuramente sulla schiena. Al portapacchi ho vincolato il pneumatico di scorta e la paleria e i picchetti per la tenda. C'è un comparto elettrico perché attraversiamo una zona dove non sarà facile rifornirsi di corrente elettrica, per cui dinamo al mozzo, io uso un SP Dynamo che costa molto meno della Sony, è molto efficiente. La dinamo entra in un regolatore di tensione, si chiama EVERC, lo vedremo nel dettaglio, che carica una batteria tampone dalla quale esce l'uscita 5V con la quale possiamo caricare tutte le nostre device. Alla borraccia sul lato destro abbiamo una pompa della lezzina e col manometro, che ci servirà chiaramente in caso di emergenza. I pneumatici sono montati in partenza in tubeless, anche se io comunque porto due camere d'aria qua nella frame bag per ogni evenienza, insieme alle pezze di riparazione che sono nella borraccia per gli attrezzi. Direi che c'è tutto. Bene, direi che possiamo andare a vedere quanto pesa il settaggio, esclusi i vestiti perché non li ho ancora scelti, quantomeno non li ho ancora messi nella sacca. $19,710, completa senza i vestiti. Chiaramente a questi poi andranno aggiunti l'acqua e i vestiti. Direi un eccellente risultato, sono molto soddisfatto.